Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con Dragon Ball Xenoverse 2. Dopo aver giocato con il nostro Pogu il primissimo Dragon Ball Xenoverse, che ci era piaciuto, dai, non era affatto male come titolo. E oggi iniziamo con Dragon Ball Xenoverse 2. Ma quanti giochi stanno uscendo in questo periodo? Tantissimi, bene bene. Partiamo subito, mi ha fatto importare i salvataggi del primo Dragon Ball Xenoverse, che come detto abbiamo già giocato, abbiamo fatto la serie qui sul canale. Oggi appunto iniziamo con questo qui, quindi ci sarà qualche scampolo di Poku. That's right. I need to choose someone for that special mission. Nostro eroe Poku, quello del primo Dragon Ball, è diventato un Who should I choose? Una leggenda. Chi posso scegliere? Vediamo. Ci farà creare personaggio, perché come detto quello del primo è diventato una leggenda, se vogliamo. No, va bene. Non ci scolleghiamo, non vi preoccupate. Che non cade la connessione, noi ci saremo. Ok. Terrestre, Saiyan, Majin, Namecciano o Clan di Freezer. Allora, vabbè, andiamo a vedere un po' le qualità. Grazie a un'elevata velocità, ma poca salute. Questo è un problema. Poco potente. Alla fine i Saiyan sono quelli anche un po' più fighi, onestamente. Salute scarsa, ma attacchi potenti. La forza d'attacco aumenta con la salute minima. Non lo so, a me attirano sempre i Saiyan, dai. Su via. Stati equilibrati, un attacco di Laura si ricarica da sola e al massimo potenzia l'attacco. Vabbè, io rivado con il Saiyan, dai, ci sta. Andiamo a cambiare un po' l'aspetto. Attenzione, questo è il nostro nuovo personaggio. Guardate che tutina, guardate la tutina, la faccia forse non troppo sveglia. Vediamolo un pochino, aspettate, eccolo qua. Guardate che faccia sveglia il nostro personaggio. È una cozzaglia di colori imbarazzante, ma va bene, direi che ci può stare, no? Vai così. Nome e voce. Allora, prima vediamo la voce. Ci faccia sentire. Ok, no. Questa ci sta tutta. Take this. Che altro? Here goes. Anche questa va bene. Nome. E dopo poco, secondo me, Franku ci sta, eh. Ci potrebbe stare, Franku. Poi un soggettone del genere, un mix Franku tra Sardo e un Super Saiyan, ma va bene, questo lo decideremo più avanti. Franku è pronto, bruttissimo e prontissimo. Quale stile preferisci? Mi piace combattere da vicino, starò a distanza e colpirò da lontano. Vicino, lontano, sarò equilibrato, direi di sì. Va, famo equilibrato, che se no qua ci spezzano le gengive. Già nel primo c'era qualche piccola difficoltà, abbiamo avuto, ci hanno pestato malamente, però alla fine il nostro vecchio Poku ce l'ha fatta a riassestare il tempo, perché il nostro compito in Xenoverse 1 e in linea teorica anche in Xenoverse 2 è quello di ristabilire la linea temporale così come era originariamente, che poi era stata modificata nel primo. Abbiamo visto alcuni soggettoni, vediamo adesso se sarà sulla stessa linea guida. This is the last time I gaze upon this planet. It's up to me. I will change the future! So the legendary Super Saiyan has shown up.
How very unsavory. Allow me to continue my vengeance. This will change everything! I'll show you something to fire. What? Abbiamo già visto qualche soggettone, direi cambiato e anche più cattivo. Non so quanti di voi abbiano, vabbè, penso mille persone abbiano seguito l'anime. Guarda là, Franco, come va, che tutina gli abbiamo messo, tra l'altro. Sì, non sei molto stealth, scusa, eh? Te lo dico in amicizia. Vegeta! What? I finished that training armor you asked me for. I found some wonderful material, so it should fit you like a glove compared to the old stuff. That's right. I made some state-of-the-art armor for my hard-working husband who doesn't even have a real job. I'm such a caring wife, aren't I? Oh, come on. Ugh, every day it's training. Are all Saiyans like this? For goodness sake. Ugh, you really know how to tick me off. Maybe I should just throw a huge birthday party. Not that it's anyone's birthday. One incoming report. Upon assessment of the situation, I have concluded that... Just wait 1 minute. What was that for? You've been specifically chosen for that critical mission. Now go out there and do it! Così il nostro Franco è stato chiamato. Era 852. Come se fosse a casa sua, già saluta a tutti, Franco. Salve, ci si rivede dal primo capitolo. Welcome home! Great news! You've been chosen for that big mission! Ci dica. Congrats! Oh, cheer up.
The Supreme Kai of Time has graciously appeared to give you her best wishes, after all. I mean, really. Don't you think you're being a bit cold? Hmm? Oh, so you're looking for the old man. When he heard you pass the test, he went off somewhere in a hurry. Why don't you go and look for him? You know what? I'm pretty sure that he was the happiest to hear about your success. Okay, okay. E andiamolo a cercare, vediamo dove sta. Croce, ma lo cerco io o ci fa andare direttamente da lui? Vediamo un pochino. Questo primo video, vabbè, sarà un po' introduttivo. Vediamo quanto dura appunto questa introduzione. Poi partirà la seriona. Come detto, pian piano porteremo avanti un po' di tutto. Quindi don't worry, don't worry. Sì, perché questo periodo, come detto, è pieno di uscite. Anche troppe, direi, però vabbè. Potevano spalmarle un po' meglio durante l'anno, invece tutto ottobre. Bene, bene. C'è ampia scelta per tutti, dai. Per chi però è appassionato un po' di tutte le tipologie, è un problema. Il vecchio è corso via da quella parte, forse si è diretto in quell'edificio laggiù con il tetto celeste. Qualcuno deve aver visto qualcosa, prova a chiedere in giro, sbrigati, non c'è tempo da perdere. Dimenticavo, anche se hai fretta non puoi ancora usare il volo, ti ho visto volare nei dintorni, non farmelo ripetere. È pericoloso volare in modo così imprudente, devi ottenere una patente di volo prima di poter sorvolare i cieli di Canton City. Pure la patente vogliamo. Allora, scatto, slancio, chat, mappa, gesti, salta, parla, chiama veicolo. Però è un sacco di roba, poi pian piano. Bersaglio, ok. Comandi, chiamate veicolo, scatto, slancio, vengono sbloccati con il progredire della storia, va bene. Poi il menu, qui puoi personalizzare equipaggiamento, gli oggetti, abilità, ok. R2, la mappa... L'area di acquisti è l'area 1. Ricevimento 2. Covo del tempo 3. Accademia dei pattugliatori 4. Pedistallo sfere del drago 5. Torneo mondiale 6. E altro ancora. Pattugliatori, ok. Alcune icone appaiono solo durante alcune parti della storia. I tipi di icone includono eventi storia, eventi missione, vabbè non li ricorderemo mai. Eventi faglia temporale, eventi insegnante, allenamento, consegne del latte, insegnanti e missioni sfida. Consegne del latte come erano all'inizio Goku e Krillin quando erano bambini. Tieni premuto R2 per aprire la mappa e controllare la tua prossima destinazione. Evento storia, evento missione, vabbè al momento non ci segnala molte cose se non l'evento storia qui dietro, va bene. Hai controllato la tua prossima destinazione, allora procediamo. Se non sai qual è la tua prossima meta, tieni premuto R2 per aprire la mappa e controllare, va bene. Vuole qualcosa questo? Salve. No, ok. Vai Franku, andiamo da Tufu. Vabbè, non sono l'unico ad aver scelto nomi leggianti. Salve. Sì, stiamo cercando il vecchio cane. Ho visto camminare lungo questa strada poco fa. Poi all'improvviso ha cacciato un urlo ed è corso via. È presente il negozio di costume. Si è allontanato oltre, lungo la strada. Trovalo, chiedi in giro. Di sicuro avrà visto. Qualcuno avrà visto. Andando di solito il vecchietto è arzillo. Ma oggi aveva un'aria stranamente stanca. Mi chiedo che cosa sia successo. Allora, il prossimo è dall'altro lato. Allora, scusa. Hello. Lascio indovinare, stai cercando il vecchio Caio. Ho visto camminare in lungo strada urlando. Ok. Verso l'area di ricevimento. Tetto gelato, forse. Va bene. L'area di ricevimento è qui sotto. Andiamo giusti, sì, sì. Ma, ah, eccolo là. Con tutte queste scritte non avevo visto Kunel. Salve. Howdy. Dove è andato il vecchio Caio? È uscito dall'area di ricevimento e si è diretto verso il covo del tempo. Il covo del tempo è appena oltre quel portale. Dovresti averlo sulla mappa. Se dovessi perdere ti ricordi di consultare la tua mappa, capito? Sì, ho capito, ho capito. Allora, il portale
sta dall'altro lato in realtà, quindi facciamoci l'arco. Vediamo un po' anche i tasti, se spettiamo pian piano. Per il momento i salti sono abbastanza farlocchi. Vai Franku, vai Franku. Andiamo giusti? Sì, sì, sì. Controllo anche che non ci sia qualcos'altro da controllare. Come detto, le nostre tutine sono sempre molto appariscenti, ma è giusto così, è giusto così. Salve, vecchio Kai. Cosa hai fatto in giro per questo? Non trovavo... Stendo la colpa a me, non dovresti attribuire i tuoi fallimenti agli altri, ed è insolenti. Ascolta bene, ti è appena stata assegnata una missione molto importante, un grande onore. Solo un altro guerriero d'elite prima di te ha avuto questo compito. Dovrai viaggiare in diverse aree in cui si sono verificati cambiamenti nella storia e correggere gli errori. Perfetto, quindi bene o male è quello. Ma hai ancora molto da imparare. Per prima cosa dovresti far tesoro delle esperienze di chi ti ha preceduto. Il nostro Poku. Quando cambia un evento della storia diventa più facile che si verifichino ulteriori cambiamenti. Per questo devi viaggiare nelle ere in cui la storia è cambiata e fare il possibile per ripristinare gli eventi originali. Bene, puoi andare. Andiamo, andiamo. Aspetta un attimo. Chi si vede? Il Kaioshin del tempo. Io che stavo giusto per prendere in mano le redini della situazione. Scusate, non c'è bisogno di tanta ostilità. Sono qui per condividere le mie esperienze in materia di combattimenti. Non è così perfetto prima di imparare tutto il possibile da Kaioshin del tempo. Torna da me quando avrai imparato cosa significa essere un pattugliatore temporale. La tua prima missione ti aspetta. Ok. Sono uno delle... Aspetta. Abbiamo un evento storia e... Questa che ci dice? Welcome! Ciao, il saggio del tempo è qui per insegnare i segreti delle battaglie. Dovresti considerarlo un onore. Se per te va bene, iniziamo. Sì? Difficoltà è bassa, fortunatamente. Completa tutte le sfide, abbandona la sfida. Ah, vabbè, se sbagliamo. Perfetto, proprio quello che volevo sentire. È fondamentale partire dalle basi. Iniziamo. Prontissimi, prontissimi. Il nostro Franku è nato pronto, eh. È più sportiveggiante di poco? Non lo so, questo lo scopriremo solo strada facendo, solo vivendo. O morendo, come potrebbe capitare spessissimo, ma... Va bene, va bene. L'arte della battaglia. Vediamo che sfide abbiamo. All right. Ready? Then let's begin. Today we'll be covering the basics. You'll be seeing some commands in a bit. Press the buttons as they appear. Okay, let's get to it. Fino a qua ci siamo. L2 muovele per uno scatto. Pretty simple, huh? Moving on. Try it out. Ok. Poi ci dovremmo ricordare che questo potrebbe essere un problema. Abbiamo capito. Siamo arrivati al tetto massimo, mi scusi. L2 inclinando L, o muovi L tenendo premuto L2, passo. E anche questo è fatto. Aspetta, riscende giù, va? Lo riproviamo. Perfetto. We need a partner for this one. Let's see. Vediamo. All right. It seems we found the perfect subject for you to lock onto. After you, try it out. Aggancio il bersaglio, fatto. Now for some offense. Linking commands allows you to form a combo. Give it a whirl. Premi i comandi mostrati sullo schermo per eseguire una combo. Un sacco di quadrati. Ok. Vai di triangolo anche. Ok. That's really great. Sì, però mi scusi.
Got strength in numbers. But that's no problem for a fighter like you, huh? Just stay sharp. Don't give up. When enemies gang up and all out fall, you'll see sizing some distance between you and the enemy. Ecco sì. Awesome! Now let's see the rest out. Mi piace sta cosa di prepotenza. Aspetta, carica, carica. Oh, it's getting away. The enemy's trying to run. Go after them. Durante uno scatto di slancio usa. Alright, time to finish the job. Huh? Is it just me or is it getting faster? We'll never catch up at this rate. Luckily, I've got a solution. Ci dica. Try it out. Ah, ok, insieme. Aspetta, mi avvicino. Ok, ci siamo portati dietro l'avversario. Grande così. E un altro. Bene così. Grande Poku. Poku, Franco, scusate, che. That sure is a really tight guard it's got. In that case. Per un attacco caricato che spezza la guardia nemica. Great job. You're an offense expert by now. This calls for a celebration. Why don't you head back and hold the phone. Something's weird. E ci dica che è successo. Chi è? Ce ne sono altri. E mi dica che devo fare. There are too many. Just try to tough it out for now. Aspetta, mi paro un attimo. Ah, ok, stavo parlando. Cattive. Aspetta, uno è rimasto. Scusate, stava là, stava pestando. Evasive skills will only work if you have stamina, so keep an eye on that meter. Okay. Call it a hunch, but I have a feeling we're not done yet. Così. Dica gli attacchi speciali, vai vai. R2 più un comando assegnato per lanciare un attacco speciale, tipo. Oppure. Aspetta. Mamma mia, che cattiveria. Anche questa ci piace. Di nuovo. Sta un altro schianto meteorite. Questo l'abbiamo utilizzato tantissimo nel primo capitolo. Veramente qua si ricarica in modo aggressivo. Vai di nuovo. Ancora vivo. Un'altra? Vai così. Great stress relief, huh? Just remember, super attacks require key, no supers. Sì, sì. Don't worry. You're a quick learner. I think you're ready to brave the timelines. Oh, one last thing, though. I asked some of your fellow patrol members to have a little spar with you. Hope you don't mind. Mi piace andare in acqua.
Nuovo nemico. Salve. Don't worry. Just remember what you learned and put what you practiced into action. Oh, but first, items can be a real lifesaver in battle. Try using one. Vediamo, capsula energetica Z. Vai. That's how you do it. Now, let loose and go wild. Metto in pratica quello che abbiamo. Aspetta, cazzo tua. Oppela. Aspetta che. Guarda là, si è salvato il maledetto. Proviamo, proviamo un po' tutto. Quanta prepotenza! Aspetta che mi piace pure lo schianto meteorite, è uno spettacolo. Aspetta, si è parato, di mortacci sua. And that's about it for me. Come on, I'm looking forward to seeing what you can do. Ok, va bene, il tutorial almeno ce l'abbiamo fatta, bene così, bene così. Dobbiamo ancora impratichirci un pochino, Va bene, va bene. Ci ha dato 2 punti. Ottima cosa. Allora, parliamo con... Vai con la pattuglia, vuoi partecipare a una missione con la pattuglia temporale? Spero tu abbia imparato a combattere come si deve. Vabbè, proviamo, dai. Questa è la tua prima volta nella pattuglia temporale. Sicura di seguire l'esempio dei compagni che ti hanno preceduto. Vai. Era 761. Radish contro Goku e Piccolo Junior. O Junior, come dicono tutti. Special Beam Cannon! Ecco, quell'aura viola è quando cambiava qualcosa, infatti è cambiato qualcosa. Ecco, parte alla grande il nostro dagliela con poco, il nostro Franku. Mi devo abituare, ormai sono abituato con poco. È rimasto nei nostri cuori poco. Ok, sconfiggi Radish. Qua adesso non avremo più aura infinita, quindi. È così. Aspetta, aspetta. Vediamo cosa abbiamo di buono. Okay, schianto meteo. Devo recuperare aura. Sono il nostro Franku, però, Aia. Tacci su. Oh, ma perché non lo mira? Ma ragazzi, fai di prepotenza, sto guardando i colpi. Grande è così. Oppela. Ok. Questa è andata abbastanza bene, eh? È lo Z.
ottenuto altri 2 punti, ok. Poi potremmo distribuire anche i nostri punti di lì a anche di GDR di cazzo del personaggio. What are you doing? Now, Piccolo! Do it! Special Beam Cannon! Damn it! Serves you right. Ok, così abbiamo ristabilito quello che è realmente accaduto nell'anime, nel manga. No, no, Franco è scomparso, lascia fare. What was that? Però questo l'avevamo fatto anche nel primo Dragon Xenoverse, comunque. Beh, non è proprio mimetizzato, po', il nostro Franco con statuta, poi. Lascia fare il guerriero misterioso. Grande Franco. Aia, questi ci hanno beccato. E poi quello dovrebbe essere appunto il padre di Goku. Ora non mi... Vorrei essere perso qualche... Vabbè, ormai non... l'anime l'ho visto 15 anni fa, quindi... Però... quello che mi ricordo, anche vedendo la intro. That was some handiwork. Lascia fare. Except for your entrance. Vabbè, l'entrata ci dobbiamo lavorare. Goku and Piccolo would surely have been defeated. Your job is helping to correct any inconsistency. This time went smoothly, but battles later on in history get intense. Ci alleneremo. So continue with your training, because only the strong can correct. But since you're training under the greatest Kai in the universe, modesto. There shouldn't be much, as long as you listen to my... Yeah, we get it. You really do ramble, old man. Listen here, Supreme Kai of Time. I'm only about a millennium older than you. That hardly makes me an... What are you saying? Anyone who laid eyes on you would eat. Don't even try to compare yourself to an adorable girl like me. You call yourself adorable? How do you find a hat with a head that... Ah, that's all from us for the moment. Attenzione, we'll tell you more about the world later. Okay, then. You've got to be bored half to death. Allow me to walk you out. This... Andiamo, andiamo a vedere la cittadina qui. You can't just jump. Ma lascia fare, ci faccia vedere un po'. Ci sono negozi, zone, sì, questa è uguale a quella di Xenoverse 1, quindi in linea teorica dovrebbe essere così. Qui andiamo a fare le missioni dove c'era Trunks, il primo che ci dava queste pergamene, ci faceva vedere queste pergamene dove c'era qualche incongruenza e noi la subentravamo e spaccavamo dei culi. Ora ci riproveremo con Franco, se ce la facciamo. I caricamenti sono un po' lentini però, eh. C'è da dire questo. Poi appena fatto magari ci salutiamo, poi riprendiamo domani forse, vediamo. Se riesco, sì. Soprattutto quando Canton City era conosciuta come Toki Toki City. La città è stata messa in pericolo da una persona malvagia che ha stravolto il tempo. Un eroe si è fatto avanti per salvare la città. Anzi, per salvare l'intero universo con tutta quanta la sua storia. La storia che è corretto era già stata salvata da questo eroe un tempo. Eh sì. Guarda, ecco l'eroe. Sezione eroi di Canton City. No, dei giocatori che hanno trasferito di Dragon Ball Xenoverse. Non è però possibile trasferire le seguenti abilità. Ok. Ma noi avevamo il grande Poku. Eccolo qui. Però l'equipaggiamento più o meno... No, no, era quello forse. Perché poi avevamo cambiato. Eroina terrestre. Questi sono quelli random. Però noi abbiamo il nostro Poku. Ma certo, è il nostro eroe. Devi eliminare i dati salvati di Dragon Ball Xenoverse 2 se vuoi scegliere un altro eroe. Dati salvati? No, no, va bene questo, è il nostro eroe. In questo modo il personaggio selezionato sarà nominato eroe di Canton City. Vuoi procedere? Sì. Sono stati trasferiti. Modello scheletro verde, tuta della squadra Gino, tuta... Ok.
Ah, ci ha dato le sue abilità, non ho capito. Stati trasferiti e convertiti 40.000 zeni, medaglie per 114, ok. Poi vedremo cosa ci ha dato. Quindi forse già dobbiamo, possiamo meglio, cambiare tutina e metterne una più sobria. Vabbè, quella base ci sta che è un po' sgargiante. Mitico l'eroe Poku. Ma c'è Poku in carne ed ossa, una statua, un vaso dedicato a Poku, qualcosina? Ci dica, ci dica. Ah, c'è l'ologramma di Poku. Non è stato uno spettacolo eccezionale? Continua a impegnarti e un giorno anche tu diventerai così forte. Aspetto con impazienza di assistere ai tuoi successi, ma non dovrai mai smettere di allenarti per riuscirci. Visita l'accademia e dai un'occhiata alle missioni parallele. Accettare le missioni parallele è uno dei doveri principali di un pattugliatore temporale. Ecco, le missioni parallele erano una pecca del primo. La ripetitività di queste è nel senso che si devono rifare per poter arrivare a un determinato punto. Se vuoi saperne di più, rivolgiti al robot al banco di ricevimento. Dovrebbe darti utili consigli, o almeno spero. L'area di ricevimento è situata sotto una grande tettoia vicino all'entrata del Covo del Tempo. Vai a dare un'occhiata. C'è anche l'Accademia dei Pattugliatori, è una scuola che addestra futuri pattugliatori temporali. Sta arrivando anche il vecchio, hai molto da imparare da lui. L'Accademia è dall'altra parte della città, in quella direzione. Un grande edificio, lo vedrai sicuramente. Tutto chiaro? Ti ho dato molte informazioni, ma ho fiducia in te, buona fortuna. Oh, giusto, non puoi ancora usare il volo. Allora prendi questo, a presto. Per salire o scendere da un veicolo. Per cambiare veicolo vai nel menu impostazioni veicolo. Ok, ma com'è acceleratore? Acceleratore, freno, esci dal veicolo. Aspetta, questo mi creerà delle confusioni estreme nei giochi di guida però. Ok. Ok, così acceleriamo. Aia. Ci freniamo di brutto. Va bene ragazzi, allora a questo punto io direi quasi che ci possiamo salutare qui con questo episodio. Oh scusate, siamo andati lunghi. Questo episodio, primissimo episodio di Dragon Ball Xenoverse 2. Qui c'è l'ologramma del nostro Poku. E onestamente non so se posso, come cazzo scendo da sto coso. Personalizza, scusate, cambia equipaggiamento. Fatemi vedere se ci ha dato le cose del nostro vecchio. Sì, ci ha dato quelle che avevo prima. Grande, grande così. Quindi possiamo utilizzare eventualmente queste qui. Vabbè, il colore l'avevamo sparato noi, Qui non c'era niente. Va bene, va bene. Dai ragazzi, allora io direi, come detto, che ci possiamo vedere con il prossimo appuntamento con Dragon Ball Xenoverse. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Spero che questo primo episodio, vabbè, un'introduzione così, vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like, condividete, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. E mi raccomando, seguitemi anche sulla pagina Facebook, che forse stasera vi avviso se facciamo uno streaming qualcosina. Come si salutava, maledizione? Non così, cazzo. Che fa, scompare e appare. Ci vediamo alla prossima, dai. Un saluto a tutti da quel Taleale.